Ok. Aspetterei ancora un attimo, perché sicuramente ci sarà un po' di pubblicità in questo momento, se serve. Hai aperto la diretta? Sì, la diretta è attiva. Siamo già in diretta? Online, yes. Ok, buonasera a tutti, siamo qui pronti a trasmettervi la sesta prova del campionato Formula 1 categoria entry level organizzata da Virtual Racing Group. Due esordi quest'oggi, due piloti nuovi, uno che sembra un veterano, è arrivato e ha messo tutto in riga. Stiamo parlando di Ocelot, Force India, in questo momento il miglior tempo nelle prove libere, gira 1:12:546. L'altro è Oliva, 18, su Sauber, anche lui non gira male, si trova in settima posizione. Bene, in cabina di regia con me oggi, una vecchia conoscenza, abbiamo il grande Michael. Michael 37 ha vinto con noi l'Entry Level, la Swiss e quant'altro. Oggi viene qui con me a darmi compagnia. Ciao Michael! Ciao Fabio, ciao a tutti, grazie. Sì, oggi mi sono unito anch'io in questa avventura e proprio qui a Monaco, una delle gare, insomma, più belle di tutto il campionato, perché vista, molti aspettano questa gara, anche per chi magari, diciamo, è proprio velocissimo, però magari spera con qualche ritiro altrui, magari riuscire a guadagnare qualche posizione in più, e qui con una costanza di guida, senza fare grandissimi errori, si porta a casa la macchina, e 99 su 100 si porta a casa sempre con un grandissimo risultato. E come hai detto tu, è arrivato questo Ocelot, spero di pronunciarlo come vuole, e che ha fatto registrare nelle prove libere un gran tempo, addirittura 2 decimi sotto il tempo della pole dell'Advanced, 1:12:05, ed è un signor tempo, considerando che Haas, che al secondo tempo, in questo momento è a 13:03, ed è secondo in campionato. Vediamo che il leader del campionato comunque è Penske, se non sbaglio, che sta facendo veramente una grandissima stagione ed è in grandissima lotta con Haas. Però questo Ocelot potrebbe mettersi in mezzo ai due. Che cosa dici, Fabio? Ma direi che le promesse ci sono tutte, è arrivato, ha creato un po' di scompiglio su in cima, ben venga, i piloti veloci sono ben accetti, vedremo un po' le reazioni, magari per Axe e Pentre saranno stimoli in più, vedremo. Certo la gara di oggi è molto impegnativa, molto selettiva, anche si corre sempre sfiorando i muretti. Vedremo se riuscirà ad unire oltre alla velocità anche la costanza e il ritmo gara. Sì, Siamo perché qui come hai detto. pronti. È detto bene, perché questa gara qui, oltre alla grandissima velocità che ha dimostrato di avere, bisogna avere comunque anche un ottimo ritmo gara e non rischiare troppo, diciamo, perché il muretto qui non è vicino di più, basta veramente sbagliare una staccata, il muretto ti abbraccia completamente, quindi bisognerà fare molta molta attenzione. Infatti già anche nelle prove ho Scusami, visto tanti Michael, piloti. Sì. approfittiamo subito, stiamo lanciando un nuovo giro, quindi vuoi spiegarci un po' questo circuito? Sì, diciamo on board con Ocelot, presumo che sta facendo la salita che porta al casino. Vediamo questa lunga curva verso sinistra, affronta in terza marcia, subito un grandissimo ritorno verso destra, curva del casino sempre in terza, grande accelerazione che si arriva a affrontare questo mini tornante. Vediamo un errore, una scalata troppo velocemente, curva della vecchia stazione, la curva più lenta, si forma addirittura in prima marcia. Adesso le doppie curve a destra che portano al sotto il tunnel. Ci vuole una grande accelerazione perché è importantissimo, l'accelerazione qua è un punto di sorpasso possibile in gara, molto difficile, comunque l'unico, uno dei pochi punti possibili che porta in questa grandissima staccata in una S strettissima e non commette errori. Poi si arriva alla curva del tabaccaio, curva molto veloce, affronta in terza, quarta marcia, cara la S delle piscine famosissime, velocissime,
il fronte sud, anche la seconda est delle piscine, che qui ancora sbaglia sotto il muro, si va in fondo alla Rascas, curva molto stretta, e poi arriviamo all'ultima curva veramente difficilissima, che è facilissimo toccare i muretti sia in ingresso che in uscita, e arriviamo sul traguardo molto forte. Qui ora vi sta affrontando questa la prima curva, che è la Santa Devota. Perfetto, grazie, bravissimo Mario. È stato più veloce che potevo. Diciamo che, come abbiamo visto, comunque è un circuito molto ostico, cioè basta veramente poco per... come adesso è andato a muro completamente, si è ribaltato, però ovviamente siamo nelle prove, qui uno cerca magari di usare anche di più di quello che si potrebbe, cerca di sfruttare tutto e trovare veramente il limite, cercando il limite l'errore ci sta, è normale. Io mi sottolineerei però anche un altro pilota che ora stavo notando, che se non sbaglio anche lui è la prima gara, se non la prima la seconda, ma penso sia la prima, che è Kroven. E Kroven in questo momento ha fatto registrare un bel terzo tempo, a meno di a un centesimo dal tempo di Axe. E quindi anche lui si dimostra essere molto veloce. Bisogna ovviamente subito uscire in pista. Sì, sta uscendo in questo momento dai box. Ci ripensa. E vediamo Kroven e Ocelot, comunque sono diciamo, questo è da parco chiuso, sono stati portati da Brian, da quanto ho letto, e sono amici suoi, e li ha portati qua, e questo Kroven anche lui sembra essere molto molto veloce, quindi ecco, in realtà non ha abortito il giro, ma i piloti sono stati richiamati tutti ai box, perché ormai manca veramente poco all'inizio delle qualifiche. In questo momento le ultime raccomandazioni, tutti i piloti sono pronti dentro l'abitacolo. Eh sì, ci siamo, ormai manca poco. Ricordiamo che appunto, come ormai dicono tutti gli anni a questo appuntamento, anche in Formula 1 reale, che la pole position qui conta quanto la vittoria, il 70% di Gran Premio in tasca, perché questo è passare effettivamente è veramente difficile, se non quasi impossibile. E qui ora vedremo, chiaramente qui Ocelot effettivamente sul giro secco sembra avere veramente una marcia, ma forse anche due in più rispetto a tutti gli altri, quindi diciamo questa marcia in questo momento in più in 7 decimi, quasi 8 decimi di vantaggio. Sì, ecco. Sono veramente tanto, sì. Un abisso. Diciamo che effettivamente io, da quanto so, Axe per esempio comunque potrebbe andare sul abbassarti 3, forse 4 decimi, però arrivare a quel tempo lì è durissimo. Io so che per esempio in Advanced Paolo Ferraina, che ha preso la pole position, ha fatto 12,7, quindi qui ha fatto 12,5, è veramente un ottimo tempo. Ricordiamo comunque che qui rispetto all'Advanced si ha qualche aiuto in più. Certo, certo. Abbiamo l'ABS, mentre in Advanced non c'è nessun aiuto, tranne che la frizione automatica. È un minimo di traction control. Io credo che abbiamo un traction control un po' più alto, e soprattutto l'ABS che aiuta molto nelle staccate. Sì, più che altro proprio l'ABS secondo me fa molto la differenza, perché senza ABS bloccare è facilissimo, e qui bloccare vuol dire arrivare lungo e quindi andare a muro, quindi un po' di differenza ovviamente questa cosa la fa, però comunque per fare quel tempo lì vuol dire che insomma il manico è, sennò, sì, se no non si fa. adesso ci siamo, manca pochissimo, stiamo per partire queste qualifiche. Ricordiamo che comunque per il lotto del campionato ho visto che abbiamo Axe e Pentley che sono molto molto vicino, che hanno soltanto 7 punti di differenza fra loro due, con 3 vittorie per Pentley e 2 per Axe, e quindi è una lotta mai fra loro due, diciamo, perché Andri, che è un altro pilota che non vedo oggi, se non sbaglio, no, c'è Andrew Skyrus, sì, cioè, sì, lo chiamerò Andri perché lo sbaglierò di sicuro a chiamarlo Andrew Skyrus in gara. Allora, lui ci aveva suggerito Andrei, perfetto, lo chiameremo Andrei, come Andrei Shevchenko. esatto, è russo in effetti. Sì, sto notando che è russo, sì. E che è ritardato di 30 punti più o meno in campionato, quindi ormai insomma è abbastanza difficile che possa recuperare, anche se ovviamente siamo soltanto all'inizio, però si è già delineato più o meno chi lotterà per il campionato. Anche se devo dire è stato particolarmente sfortunato nelle prime due gare, altrimenti qualche altro punticino in più potrebbe averlo avuto.
Comunque, siamo qui, però ancora lungo, siamo solamente alla sesta gara. Sì, è lunghissimo. Se arrivare a novembre, se non sbaglio, quindi. Anche se adesso troverà un altro ancora più veloce davanti a sé. Prima ne aveva solo due, adesso anche se ancora 0 punti all'esordio, però questo altro in questo momento incute terrore agli altri. Sicuramente con questo tempo incute più che terrore, perché sicuramente ha già fatto capire che comunque vada oggi la gara, perché insomma comunque Monaco è sempre una gara a sé, è un pilota che nelle prossime gare sicuramente sarà là davanti e che si inserirà sicuramente tra i primi e proprio tra Pentele e Dax per il titolo, e quindi sicuramente porterà via punti una volta uno, una volta un altro, magari a tutte e due vincendo le gare, quindi insomma sarà da Ma vedere, sarà da comunque vedere. deve recuperare più di 100 punti, eh? No, beh, forse per il titolo ovviamente ormai è troppo tardi, perché recuperare 100 punti è pressoché impossibile, penso. A meno che Pentley e Axe non decidano di ritirarsi in tutte le gare, cosa che non credo, quindi. Assolutamente no. Quindi diciamo che sicuramente sarà dura E il sono in titolo, due, ma fra l'altro. impossibile. Esatto, quindi è ancora più difficile. Io credo che al massimo mettiamo che riesca veramente a mettere diverse vittorie una dietro l'altra, al terzo posto ci potrebbe arrivare comunque. Di più non so, non credo, molto difficile. Azzardiamo un tempo della pole. Ma io presumo, io non so con che facilità ha fatto il 12,5, io credo che comunque vedremo un 12,7 secondo me, perché comunque in qualifica uno tende anche a non rischiare più di tanto, quindi c'è un 12,7 per lui, sicuramente Osset è in pole position, io lo vedo assolutamente, ha Io sì, tu veramente un lo vedo fisico. ancora più basso. Io azzardo un 12,3. 12,3 è veramente un gran tempo, perché. È un 12 e 6 di Ax. 12,6 di Axe, sinceramente rispetto, ma non credo. Io penso che Axe, tirando fuori il meglio di sé, possa arrivare a un 12,9, forse 12,8, ma la vedo difficile. Intanto abbiamo avuto Vediamo. una notizia dalla regia che abbiamo Mario Fara che ci sta raggiungendo. Ottimo. Li saremo in tre. Meglio, Infatti, perché seguire tutto è praticamente nelle impossibile. gare scorse abbiamo avuto compagnia con Mario Fara, abbiamo avuto anche Alex, prime gare con Gabriele Bosi, adesso un po' preso di impegni, lo troviamo fuori in questo momento, quindi non può essere con noi, ma sono sicuro che le gare successive a seguire verranno di nuovo a darci una mano, a passarsi una serata in compagnia con noi. Intanto vedo che non siamo ancora partiti. Vedo che ancora qualche pilota non è pronto, continua a chiedere chiarimenti alla direzione gara. Perché siccome è stato detto anche che magari qualcuno possa usare i muretti come sponde, diciamo, e effettivamente non è molto corretto e verrà sanzionato sicuramente. Perché ricordiamo che in questa gara i danni sono stati abbassati, perché comunque toccare la gara che è di 36 giri, 37 più o meno, se non sbaglio. Abbiamo 39 giri da Ecco, percorrere fino al giro di lancio e il appunto. giro di rientro, perché ricordiamo che è obbligatorio riportare l'auto ai box. In totale, tra giro di lancio e giro di rientro, i piloti completeranno 41 giri. Io, infatti, il problema è che è stato abbassato apposta, perché comunque in 40 giri complessivi più o meno difficile non toccare proprio da nessuna parte, quindi insomma che alla fine deve essere un divertimento ed è Chiaro, giusto che comunque la tutti direzione possano finire gara la gara, è farà giusto bene così. attenta. Intanto, se non sbaglio, ci dovrebbe aver raggiunto Mario. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Ciao Mario, Fabio. eccolo qua. Ciao Michael. Ciao Mario. Ciao. Allora Mario, io stavamo appena commentando delle prove libere, abbiamo un Ocelot che ha fatto un 12,5 ed Axe che è secondo un 13,3. 7 decimi di differenza, sembrano veramente un abisso.
e non sembra quasi già praticamente chiusa per la questione pole position, a meno che i colpi di scena qualcuno non si è nascosto, però sinceramente sembra avere qualcosa in più. Sì, oggi tra l'altro, se non erro, debuttano parecchi nuovi piloti, quindi c'è da vedere un punto come si comporteranno. Ecco, già se vedere questi tempi, insomma, la dice abbastanza lunga sul biglietto da visita di Ocelot, giusto? Sì, esatto, a proposito, ma la cosa incredibile è che anche un altro nuovo new entry, un Kroven, ha fatto 13,3 a un centesimo del tempo di Hux, quindi è un altro Anche nuovo questo Kroven arrivato. da tenere. E comunque anche Oliva, che è l'altro esordiente che si riferiva a Mario, anche lui comunque ha fatto un buon tempo, ora bisognerà vedere magari in qualifica cosa riuscirà a tirare fuori, comunque è sempre nei primi 10, quindi non male Troviamo come il settimo esordio. posto, sì. Non sappiamo come è girato, sappiamo solo che 2 secondi e tre sopra il tempo di Oso. Attaccato quasi un secondo da Fabio 96 che sta davanti a lui. Bene, direzione da gara ha dato l'ok, siamo partiti col tempo, vedremo chi sarà il primo a uscire. Vedo muovere Axe. Non riesco a capire chi è il primo. Davanti a sé. Siamo Il primo è bene. proprio Plantle, che si lancia subito, e qui è importantissimo trovare strada libera. Ecco, sono in macchina con lui. Sì, sta uscendo dal box, anche questa uscita dal box molto molto difficile perché non si può varcare la linea gialla, ricordiamo, quindi insomma bisognerà fare attenzione specialmente in gara all'uscita del pit stop. Ne so qualcosa, Michael. Il nostro dice Pentele subito erroraccio, subito erroraccio con me Fred, ma mi calmo. sono ritrovato un pilota di traverso uscendo dalla incolpevole sicuramente perché ha sbattuto sulle barriere ed è stato catapultato in mezzo alla pista mentre passavo io. Sono cose che capitano, ci può stare, però un minimo di attenzione in più proprio perché è stretta. Quindi poi questa pista qui ci vuole più che attenzione, veramente ci vogliono quattro occhi perché Sì, abbiamo saputo anche cioè dalla direzione gara che solo per questa gara è permesso calpestare la riga. Di ah, ecco. solito non si può neanche quello, però per questa volta, per questa gara soltanto, essendo così stretta, così l'accelerazione, diciamo che non è permesso scavalcarla. Giustamente. E abbiamo tanto su Pentri che sta Eccolo lanciando qua. per il giro, perfetto. E vediamo, affronta la prima curva, Santa Devota, molto aggressivo, taglia molto sul cordolo. Vediamo se verso la curva del Casinò, lunga a sinistra, vediamo, cerca di non allargare tanto perché c'è questo richiamo che è abbastanza bene, abbastanza pulito. Vediamo, fino ad ora non mi sembra che stia esagerando, vorrei proprio fare un test, ecco, forse qui un po' alla vecchia stazione, un po' di traverso, lo sta guidando abbastanza pulito, non vuole, vuole subito portare almeno un tempo buono sul traguardo. Vediamo la velocità di punta, che è intorno ai 273-274 km/h, grande accelerazione, andiamo verso la curva del tabaccaio. In quarta marcia, molto aggressivo, S. Piscina un po' in ingresso, un po' largo, però comunque riesce a chiuderla bene, anche la seconda S sfiora leggermente le barriere, la sta si Non mi tocca è al piaciuta muro, l'accelerazione. molto nervoso ora qui in questa parte, vediamo che arriva sul traguardo, non credo ci sarà forse un grandissimo tempo, visto troppi errori, 1.13.6 comunque. E continua. Continua, sì, anche perché anch'io ho avuto l'occasione di provarla giusto due giri questa mod e mi sembra di aver notato, poi magari voi che avete provato di più, magari che forse le gomme rendano meglio tipo anche al secondo giro. Ora Sì, io qua sì, dici bene Michael, diciamo che il giro buono qua a Monte Carlo è il secondo. Esatto, allora avevo notato bene che il secondo giro effettivamente la macchina funziona decisamente meglio.
e vediamo Petri che comunque nel potere è in ritardo di un decimo e 78 rispetto al suo tempo. Tanto Ocelot subito dietro, 14-2. Presumo abbia commesso un errore perché ottiene un tempo un po' alto. E ne ha commesso qualcuno in più, sicuramente ha, perché in questo momento lo troviamo al quinto posto con 1.15.5. Io osserverei allora, Ocelot è sotto al primo settore e anche Brian al primo settore è sotto. Vediamo questo Brian, tempo. Brian non si migliora. E allora Kroven, andiamo subito su Ocelot. Sì, Kroven a due decimi, quasi tre da Pentle, e conquista la seconda posizione. Adesso arriva Ax. Poi traffico davanti a te. Ocelot perde tempo, ha trovato un traffico davanti a lui ed abbandona. Infatti, presumo. Abbandona, sì. Tanto Brian terzo. Pentle sta uscendo dai box, quindi si lancia per il suo quinto giro. Tanto vediamo se Ocelot riproverà ancora a girare. Tanto abbiamo Kroven che al primo settore è sotto. Eccolo qua Ocelot. Anche al secondo è sotto di 49 millesimi, però ha avuto un po' di traffico davanti, pure che si abbia dato fastidio. Vediamo all'ultima curva, un po' largo in ingresso, arriva sul traguardo, vediamo. Eh no, perde tutto, perde bene. No, si migliora ma sì, di pochissimo. Però, di fatto abortisce pure il tentativo. Diciamo che per questa prima tornata di giri mi sembrano tempi un po' alti, forse la tensione delle qualifiche vere e proprie frena un po' quei piloti. Adesso vediamo cosa combineranno al secondo tentativo. Sì, è detto bene. Intanto Pentley sta facendo il suo giro lanciato. Fabio, chi stai seguendo tu? Eravamo su Ocelot, però adesso siamo andati su Pentle. Giustamente la sua comunicazione è arrivata sotto. Appunto, era sotto, sotto i 71 millesimi, ma errorino in staccata. Siamo qui abbastanza pulito, grande accelerazione. Sì, tra l'altro qui a Monte Carlo, oltre appunto ad avere cercare di avere una guida comunque aggressiva ma pulita, molto importante anche riuscire a trovare un setup buono per affrontare questo circuito e poter stampare dei tempi interessanti. Sì, specialmente penso sia proprio fondamentale, perché qui è tutto molte accelerazioni, se non è un buon bilanciamento e una macchina che scarica bene a terra la potenza, qui è veramente durissima fare la gara. Tanto arriva Pentley che è in ritardo 58 millesimi dal suo tempo e continua. Pentley, lo notavo che quando inserisce in curva la macchina riparte molto di posteriore. Non vorrei che abbia azzardato qualcosa di troppo, perché magari in qualifica può rendere, ma in gara insomma è un po' pericoloso fare tutta la gara così, perché lo vedo molto aggressivo in ingresso curva. Infatti tante volte tende ad andare lungo, ma sotto quasi di 3 decimi al suo tempo, Bene, allora torniamo un attimino di nuovo su Ocelot. Sì. Sembra non ripetere più il suo tempo. Ocelot è stra sotto di quasi 4 decimi rispetto al tempo di Pentley. Vediamo la Raskas, bene la curva. Attenzione, si inserisce all'interno. L'ultima curva fatta veramente velocissima. Bene, bene. Qui è un gran tempo, qui va davanti di 6 decimi. Eccolo 1, lì. 13.015. È arrivato. Pentley si sta migliorando nel frattempo di un decimo, però è in ritardo di 2 rispetto a Ocelot. E continua, attenzione, anche se ha macchina davanti a sé. Io Michael non vedo gli intermedi, sto seguendo a Kroven, mi sembra che stia guidando abbastanza bene, mi puoi confermare un sì, po'? Sì, controllo su. E Kroven è sotto. Lotus.
Kroven è sotto al suo tempo di un decimo e mezzo, ma è in ritardo di quasi due rispetto a Ocelot. Vediamo al secondo intermedio, sempre sotto di un decimo rispetto al suo tempo, ma è in ritardo di due decimi. Però qui aveva fatto un gravissimo errore prima. Io presumo che qui, se non sbaglia, non ne la voglio fare. Potrebbe aguantare la prima fila. Eh sì, potrebbe aguantare la prima fila, comunque terzo, che è già là, però potrebbe migliorare parecchio. Però è a meno, eccolo, eccolo qua. Sì. Secondo. Prima fila. Prima fila, ora c'ha Mauro SV davanti, che va a muro, lo schiva. Terrore in pista, a Monte Carlo. Comunque anche osservando... Oh, se lo te sotto, ma scusami Mario, ma era sotto, era sbagliato proprio in fondo, ha perso tutto, quindi niente, non è migliorato e continua, vai pure. No, dicevo che comunque, guardando i piloti... fare il loro tentativo, cioè si vede anche visivamente se si riesce ad intuire se il giro è un buon giro o meno, proprio perché, ripeto, a Monte Carlo bisogna cercare di essere aggressivi ma avere traiettorie pulite, altrimenti si perde e basta. Infatti, come dicevo prima, Kroven mi sembrava che stesse facendo un buon giro, infatti insomma poi ha fatto un 13-1, 13-5, si è portato in seconda posizione, anche se devo dire a 5 decimi di ritardo, quindi comunque abbastanza consistente. Ecco, Ocelot sta dominando queste, possiamo dirlo, fino a questo momento dominando le qualifiche. Non è che Brian ha preso spazio davanti a sé, si lancia in questo momento. Scusa Fabio, e chi invece vedo in seria difficoltà è Hux, che comunque ha una guida molto molto nervosa. Oltretutto nei tentativi ha trovato sempre traffico e non riesce sicuramente ad esprimere tutto il potenziale, ecco. Quindi questa per lui sarà una gara, credo, e una qualifica in sofferenza, a meno che non tiri fuori dal cilindro il tempone, il giro perfetto. Io lo guarderei, ma già ecco, lungo la santa devota. Mi stavo per dire, molto nervoso, sì. Sì, troppo nervoso. Stiamo seguendo Brian in questo momento, ha trovato un po' di traffico davanti a sé, però sembra che non sia stato disturbato più di tanto. Sì, Brian sta facendo un buon tempo, è in ritardo rispetto al suo settore, al suo intermedio di un decimo, vediamo, ora arriva al secondo ed è sopra per ora di 4, non migliorerà meno, sì. Ma io non vorrei buffare nessuno, però oggi mi aspetto una grande prestazione da parte di Brian, effettivamente se lo merita anche, ecco, guarda, io per tutta la sfortuna che comunque ha avuto in queste prime gare. Attenzione, ecco, niente, non si è migliorato. Ocelot era ancora sotto nuovamente, sbaglia l'ultimo, se tutte le volte trova sempre una macchina, quindi non so quanto potrebbe fare questo pilota, perché tutte le volte arriva all'ultimo settore che è sotto al suo tempo di un paio di decimi, però trova sempre qualcuno, quindi è il problema del traffico, e Monaco si sa, non perdona su questo punto di vista. No, ma poi Monaco basta veramente, scusa Fabio, basta veramente una minima esitazione o errore e la gara è compromessa, ecco. Quindi oltre a essere veloci bisogna anche essere, diciamo, consistenti, precisi e qualche volta sapere anche, diciamo, quando osare o meno, ecco. Allora abbiamo Hux che comunque al primo settore è in ritardo dei decimi, però abbiamo Brian che è sotto di mezzo secondo al suo tempo e a un decimo soltanto da Ocelot, quindi occhio perché arriva all'ultimo settore, la rascassa, vediamo, molto pulito, vediamo qui in accelerazione molto bene anche in entrata, molto buon tempo, qui possa farsi sicuramente in seconda posizione, minimo. Vediamo, ma ha perso parecchio, invece... è terzo, ha perso 4 decimi, eppure non mi sembrava avesse fatto grandissimi errori, però ha migliorato di ben mezzo secondo il suo tempo, quindi ottima prestazione. Decisamente. Hux in crisi nera invece, ancora in ritardo di mezzo secondo rispetto al suo tempo nel secondo settore, vediamo veramente, io lo sto guardando dall'onboard. Credo che sia... l'ultimo giro valido per lui. Sì, e non migliorerà perché è in ritardo di mezzo secondo dal suo tempo. No, quindi... neanche ancora un altro. Si lancia no, finito. Si ferma, è finito. Ecco, diciamo, come ha detto prima Mario, questa, diciamo, la delusione può essere quella di Hux, che ci si aspettava forse qualcosina in più da lui, perché qui, insomma, poi a Monte Carlo è fondamentale partire davanti, ma...
Comunque io diciamo segnalerei sempre anche l'ottimo ottavo tempo per il momento di Oliva 18, che ripeto, queste nuove leve si affacciano alla categoria entry level, tra l'altro con partecipando a un gran premio veramente molto molto difficile, che è quello di Monte Carlo. Quindi occhio Ocelot. Ocelot, scusa, tutte le volte ti interrompo proprio quando stai parlando, perché Ocelot è sotto di 3 decimi quasi al suo tempo, ha sbagliato un po' la Rascas, sta arrivando sul traguardo, vediamo se migliora, non ce la fa, perde sempre in fondo, ha finito i giri Ocelot, quindi, e però sta continuando, non so se se ne è accorto, spero di lui sì, perché sarebbe un errore, e mi sa che sta continuando e non lo sa. Sta tirando veramente, speriamo sbagli, lo spero per lui, perché perderebbe una pole position sicura. Ecco qua. No, meno male. Eravamo tutti in ansia. Gli unici che potrebbero ancora migliorarsi sono Clover, in questo momento è 5 decimi dietro Ocelot. Anche Brian ha fatto solo 8 giri. E Pentler sicuramente. Diciamo che in 3, tra il secondo, terzo e quarto, come hai detto, che sono Clover, Brian e Pentler, c'è un decimo fra loro tre, e tutti hanno ancora più di un tentativo da poter fare a 5 minuti dalla fine, quindi diciamo che non è ancora nulla deciso. Non è ancora nulla deciso per il secondo posto. Diciamo che la pole position io la vedo abbastanza sicura, non credo, non so ora io, insomma, il togliere mezzo secondo non è certo facile, ecco. Stiamo seguendo Oliva per adesso. Ancora 2 giri a disposizione. Che è uno dei pochi, perché io stavo notando che tutti hanno finito i giri, quasi, quasi tutti, a 5 minuti dalla fine. Oliva è l'ultimo tentativo. Vediamo Oliva, molto aggressivo alla fine del primo settore, in ritardo di un decimo il suo tempo. Vediamo come affronta. Scusami Michael, tu sei uscito per tentare l'ultimo assalto alla pole. Bene, bene. Mentre Brian invece rimane ancora fermo in box. Potrebbe ancora fare un tentativo. Sicuramente aspetterà la pista. L'ultimo momento. In pista in questo momento, a parte Pente, abbiamo Oliva e basta. Non c'è nessun altro in pista, quindi avranno sicuramente comunque strada libera. Oliva, vediamo, è sotto di 4 decimi rispetto al suo tempo. Sta migliorando la grande, ma errore. Adesso arriva lungo. Peccato, era sotto di ben 4 decimi. Sì, purtroppo mi sa di sì. Abbiamo un'accelerazione abbastanza tranquilla, non vuole rischiare. Entra, arriva sul traguardo e purtroppo ha perso sicuramente. Sì, perso ben mezzo secondo nell'ultimo settore. Peccato, perché qui con 4 decimi meglio poteva essere settimo. Le andiamo sicuramente una posizione e forse 2 se migliorava anche nell'ultimo. A questo punto seguiamo l'unico pilota in pista. Sì, sono d'accordo, anche perché gli altri che potrebbero girare, che sono Clover, Brian esce in questo istante. Perfetto. In realtà abbiamo in pista anche Guglia, che troviamo in 15ª posizione. Siamo Pentler. Beh, diciamo che adesso la situazione per Pentler e Brian è ottimale, nel senso che comunque hanno pista libera, quindi possono anche guidare con un po' più di tranquillità da questo punto di vista. Bisogna vedere se esce il tempo. Perché Pentler al primo settore è in ritardo di 3 decimi rispetto a Ocelot, però è migliore ai 64 millesimi il suo tempo, quindi più o meno in linea. Però consideriamo che è il primo giro, di solito come abbiamo detto il tempo si fa al secondo giro, vediamo se comunque riesce a migliorare già qui. Un po' un'indecisione in accelerazione nella S dopo il tunnel. Tabaccaio molto è un po' largo, tocca le barriere. Sotto di un decimo rispetto al suo tempo, quindi questo lo porterebbe direttamente in seconda posizione. Vediamo se non sbaglia qui, molto largo all'ultima curva, entra un po' il soprasterzo. Vediamo, arriva sul traguardo e migliora, è davanti 2 decimi, ha migliorato, attenzione, è secondo in questo momento, grande, grande.
molto, rischia molto, ha strusciato diverse volte il guardrail, veramente al limite, Pentri qui. Ha un altro tentativo. Vediamo il primo settore, intanto Brian ormai è sul traguardo, è sotto di un 1:24 rispetto al suo tempo, Pentley. Intanto io controllo anche il settore di Brian quando arriverà al primo settore. Siamo in macchina con lui in questo momento. Con Brian? Perfetto. Sì, sì. Allora, il primo settore, vediamo, è in ritardo di 0,3 rispetto al suo tempo, quindi ormai questo giro non credo che migliorerà, ormai aspetterà il prossimo, perché 0,3 sarà difficile recuperarli. La cosa che mi sorprende è Kroven, che ha ancora giri e non scende in pista. Boh. Evidentemente si accontenta, sì, del terzo tempo, anche tanto se era in prima fila il Brian, no, scusate, Pentley gli ha rubato. Pentley sta arrivando ora sul traguardo, l'ultimo era l'ultimo tentativo, in ritardo di 76 millesimi e non migliora, perde 0,4, quindi finiscono qui le qualifiche. Pentley è secondo in questo momento, buono. Vediamo Brian, ormai mezzo secondo al suo tempo, ormai penso si lanci per l'ultimo tentativo. Andiamo a fronte all'ultima curva. Sì, questo giro l'ha fatto molto in surplus. Sì, tranquillamente proprio. Ma se guarda anche Monte Carlo, alla fine è l'unico pilota in pista, quindi è l'unico, esatto. Vabbè, adesso è da dentro o fuori, o tutto o niente. Sì, penso che darà il massimo qui. Qui darà veramente tutto, però lo vedo molto pulito nella guida. Sì. È a 1:89 da Ocelot. Ottimo settore. Diamo un centesimo dal proprio tempo, quindi è in linea, però lo vedo guidare molto pulito rispetto a Pentley. Pentley lo vedo molto più nervoso, invece Brian lo vedo molto più pulito, molto più tranquillo. Forse ha trovato un bilanciamento migliore della macchina. Andiamo qua alla staccata. Molto bene. Molto stretta la S, ottima accelerazione, sta guidando veramente bene. Andiamo, è un po' lunghino qui al tabaccaio. Ha perso, è sopra di 0,2 rispetto al suo tempo. Sì. È arrivato un po' lungo là. Andiamo qua alla rascassa, se tenterà il tutto per tutto. L'ultima curva. Però qui aveva perso tanto. Un po' largo. Prima. Un po' largo. Vediamo se riesce. No, mi sembra che non ce l'ha fatta. No, non credo. Infatti. Niente da fare. Non migliora e resta comunque quarto. Bene, qualifiche terminate. Ricordiamo velocemente l'ordine di queste qualifiche. Ocelot, pole position per lui, 1:13:015. Non è riuscito a ripetere il tempo delle prove libere, però è sempre lì al primo posto. Partirà. Scusa Fabio se ti interrompo, però ripeto, anche un altro pilota che mai non abbiamo nominato, ma è Fabio 96. Anche lui all'esordio e appunto ha piazzato un quinto tempo, niente male, ecco, quindi bisogna fare i complimenti anche a lui. Sì, ragazzi, chiedo scusa perché io me l'ero proprio scordato, chiedo scusa, non avevo visto che era intanto la DG comunica che ci sono delle penalità, quindi vediamo un attimo cosa, se viene cambiata, stravolta l'ordine delle qualifiche. Stavo dicendo, in questo momento abbiamo Ocelot davanti a Pentley su HRT, poi abbiamo Kroven su Lotus, Brian Marussia, Fabio 96, ottimo anche lui su HRT, davanti a Giangis al sesto posto con la Ferrari, settimo l'altro esordiente Oliva 18, Sauber, ottavo tempo per Eiswaiter Red Bull, sono nono oggi Andrino Skidus su Mercedes, decimo tempo per Max 76 Toro Rosso, undicesimo Binic, dodicesimo Roberto Sala, tredicesimo Emanuele Bracciani, quattordicesimo Guglia, poi Mauro Brubla, Dome F1 a chiudere la graduatoria. Però adesso vedremo le penalità. Qualcuno ha pegato Guglia. La bianca. Guglia. Attenzione che Ocelot viene penalizzato. E Ocelot 4 posizioni a Dome F1 addirittura, però è già ultimo,
Più indietro di così non può andare. Quattro posizioni, ma che ha fatto per avere quattro posizioni indietro? Avrà ostacolato qualcuno, probabilmente. È probabile. Peccato, allora, quindi Ocelot comunque colpo di scena, perché perde la pole position per un errore di taglio di riga. Peccato, comunque, quindi la pole position va a Pentle, praticamente, partirà da semaforo, e questo vuol dire tanto. Ed è Dax quello che ci sta rimettendo più di tutti, perché abbiamo Pentle e Dax stanno lottando per il campionato. A Pentle parte in pole position e Dax parte sesto, quindi insomma diciamo che non è proprio dalla sua parte le qualifiche. Bene, adesso io devo fermare un attimino la diretta, piccolo momento di relax, e rientreremo fra 10 minuti circa.